primo regalo vero che ricordo, a 4 anni mi hanno regalato un paio di scarpe da calcio con la suola rossa. L'ho sempre avuto in mano l'attrezzo, il pallone, e quindi fin da subito mi sono innamorato del calcio. Ecco. L'Inter ha rappresentato un bel pezzo della mia vita, sicuramente, perché sono arrivato all'Inter che avevo 13 anni e sono andato via che ne avevo 36. Penso di aver dato tutto all'Inter, tutto quello che avevo dentro, perché per quella maglia ho dato tutto me stesso. In nazionale vincere è facile, difficile. In ogni stadio dove andiamo, prima di parlare della partita che dobbiamo commentare con gli altri colleghi, si parla solo di nazionale. Pensare che una grande nazionale sta fuori, con tutto rispetto per l'Olanda, ma l'Italia è 4 volte campione del mondo, e quindi c'è veramente una grande tristezza. Quindi già adesso si percepisce questa. È difficile da spiegare e da digerire questa situazione. Ce la trascineremo per tanto tempo, purtroppo. Se tu hai un gruppo di egoisti non vai da nessuna parte. Ogni giocatore deve togliersi un pezzo di suo per darlo all'altro, avere questa stima reciproca. Allora, se tu fai questo, allora giochi da squadra e ottieni i risultati e vai contro chiunque. Secondo me questa frase di Pandelli va presa su una carriera. Faccio degli esempi. C'è gente che ha vinto tantissimo e Gigi Riva ha vinto uno scudetto solo, ma l'ha vinto a Cagliari. È un vincente o no Gigi Riva? Per me sì. Giancarlo Tognoni, che è stato tutta la carriera a Firenze, o lo stesso Totti. Questi sono campioni, che per me sono dei vincenti. Magari hanno vinto meno di altri perché hanno preferito rimanere e far la bandiera nelle loro squadre. Quindi io penso che si riferisse a questo Prandelli. Non ne faccio una questione di età, faccio questione di idee, di entusiasmo, di voglia di provare a cambiare qualcosa. Mi piacerebbe vedere anche un ex calciatore ai massimi livelli, però deve avere la competenza, deve avere l'entusiasmo e la voglia di farlo, non di andare lì perché devo andare, perché adesso c'è voglia di cambiamento. Io so perché Luciano fa questa dichiarazione, perché ogni tanto si tira fuori che l'Inter è un po' fortunata. Però lui è intelligente, sa tatticamente sistemare la squadra anche durante la gara. Luciano a Milano sta migliorando anche sotto l'aspetto della comunicazione e vuole tenere veramente sempre motivato e in tensione il proprio gruppo. Insomma, manca un difensore centrale, perché la riserva è Ranocchia, che è un buon giocatore, ma manca il quarto centrale. Una riserva vera e propria di Icardi non c'è. C'è Pinamonti, ma era un ragazzo del 99, e c'è Eder, quindi non c'è un vero sostituto di Icardi. Anche a sinistra, con l'assenza di Perisic, puoi spostare Candreva, ma quindi ci sono dei ruoli, secondo me, dove l'Inter potrebbe intervenire. Sarri è l'allenatore che fa giocare meglio le squadre. Cioè, nel senso, il Napoli è divertente commentarla, perché ti dà sempre degli spunti, quindi giocano ad alta velocità, grande intensità, giocano a memoria, però hanno bisogno sempre di giocare quel tipo di calcio, anche se quest'anno fanno una fase difensiva un po' più attenta, concedendo meno. Non lo so se ce la posso fare, per come giocano glielo auguro anche, ti dico la verità, perché mi piacerebbe vedere una squadra allenata da Sarri che gioca questo calcio spumeggiante e poter arrivare fino in fondo. Però penso che a gennaio questa squadra debba essere completata e dare delle alternative maggiori a Sarri per poter arrivare fino in fondo.